Ed ecco l'occorrente per rendere una banalissima fodera da cuscino bianca, anche un po' vecchiotta, un qualcosa di nuovo e rivisitato. Innanzitutto un piatto. Io ho qui un piatto di, come si chiama questo nuovo materiale biodegradabile? Non lo so, comunque diciamo plastica, ma non è plastica. Poi un bicchiere di acqua, degli altri bicchierini sempre di questi biodegradabili, mi raccomando, una pezzetta o dei tovagliolini di carta e poi dei colori acrilici, una vecchia federa di cuscino, federa o fodera? Fodera per i cuscini piccoli, federa è quella per i cuscini da letto, fodera da cuscino, io ho questa qui in cotone 100% dell'IKEA, mi pare si chiama Gurli e costa 4 euro, ce l'ho già da una decina d'anni, infatti vedete che il bianco non è più poi tanto bianco, quindi ho deciso di darle una botta di vita per questo Natale. È un cartoncino bello spesso da mettere dentro la nostra fodera per tenerla bella dritta. E poi ci occorrerà una matita acquerellabile. E naturalmente ci occorrerà anche una selezione di pennelli a punta tonda e poi avrò anche un tiraline. Cominciamo subito andando a inserire il cartoncino all'interno della fodera. Cartoncino, tavoletta di legno, una qualunque cosa, anche una tavoletta in plastica che tenga ben teso il cotone, quindi che venga ben tesa la tela su cui andremo a dipingere, ma che nello stesso tempo non faccia trapassare, quindi l'umido del lato superiore al lato inferiore. Prendo il mio piatto, lo pongo in un centro ideale. Con la matita acquerellabile, ponendo il piatto al centro, tracciamo una circonferenza. Questo colore, quando poi laveremo, andrà via. E cominciamo a decidere più o meno il verso che vogliamo dare alla nostra ghirlanda, ok? Spero che possiate vedere quello che ho in mente di fare, ma adesso lo capirete subito con i colori acrilici. Prepariamo all'interno dei bicchierini di carta, tolgo la federa per non sporcarla, fatelo anche voi quando farete a casa lo stesso lavoro. Preparo il colore che voglio avere. Il colore alla fine deve risultare così, abbastanza liquido, perché deve macchiare il cotone. Uno dei segreti per far sì che l'acrilico rimanga fisso sui vostri vestiti e anche su quello che volete dipingere è che sia ben diluito, perché la parte diluita, la parte presa in acqua, si aggancia alle fibre del tessuto e non le molla più, neanche col candeggio. Quindi state sereni che il vostro cuscino rimarrà bello e stabile. Naturalmente non lavatelo a 90 gradi, se no sbiadisce, rimane macchiato ma sbiadisce, ma lavatelo a 20 gradi in acqua fredda, quindi con dei lavaggi delicati. Oggi provo con voi questo set di pennelli sintetici che mi ha mandato la Da Vinci, si chiama Nova Synthetic, quindi nel frattempo vi dirò anche come mi trovo, ma li prendo soprattutto perché hanno questi due pennellini piccoli che mi interessano molto e non vi dirò che li ho scelti perché hanno il manico verde bosco e ci stanno benissimo col tutorial. No, non ve lo dirò. Allora, bagno i miei pennelli. Per far sì che questo lavoro venga bene, i pennelli devono essere ben bagnati. Quindi col pennello più piccolo traccio la mia linea. Alla prima passata risulterà non presa bene. Cosa faccio? Ripasso col colore? No, bagno il pennello e prima inumidisco bene tutta la zona e poi ripasso. Quindi con un pennello ben umido, non grondante, passo su tutto il cerchio. Fatto il primo giro di pennello, farò anche dei giri che si attorciglino un po' così, su e giù, ondulati.
al cerchio principale. Su e giù, delle ondine. Torniamo al verde principale, prendo un pennello numero 6, che non è né troppo grande né troppo piccolo, schiaccio e tiro, schiaccio e tiro. Non ci preoccupiamo delle tracce della matita, perché la matita poi se ne andrà. Diamo maggiore certezza alle forme, togliamo eventuali sbavature, quindi il pennellino piccolo è molto importante. L'importante è che voi diate l'incipit bello deciso, poi col pennellino piccolo ripercorrete l'orma e voilà, il gioco è fatto. Stavo continuando senza di voi. Adesso, cambiando verde, tra una foglia e un'altra faccio venire fuori una riga bella dritta e, partendo qualche millimetro sotto la riga che ho tracciato, vi avvicino, faccio tante linee. Questi pennelli, tra l'altro, sono, ve lo posso già dire, fantastici, perché trattengono il colore e lo rilasciano in maniera affidabilissima, come potete vedere. Parto lungo e poi tante linee da una parte, tante linee dall'altra. Sempre col pennello piccolo vi faccio vedere cosa vorrò fare dopo questo passaggio. Prenderò un marrone e piano piano farò partire delle linee da cui si dirameranno dei rametti, ok? E alla fine di questi rametti poi farò spuntare delle bacche rosse e riempirò via via tutto con queste piccole bacche d'inverno attaccate direttamente ai bastoncini.